Erano oltre 2 ore che Ethan aspettava sulla banchina in attesa del treno per tornare a casa. Una vera perdita di tempo, già la voglia di andare a studiare era sotto lo zero. Ci mancava solo questa. Per fortuna bastava solo qualche click per ingannare il tempo. Su Discord c'era sempre qualcuno con cui parlare. Eppure, quella volta stava accadendo qualcosa di profondamente sbagliato nel server. Io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix e se vi va di supportarmi vi invito a lasciare un mi piace e se ancora non lo siete, a iscrivervi a questo canale. Vi ricordo anche che attivo il nuovo sistema di abbonamento e ringrazio coloro che si sono già abbonati. Proseguiamo. Ethan al tempo era un ragazzo di 17 anni, quasi 18 in realtà, non particolarmente brillante negli studi, ma con una grande passione per fumetti, per lo sport e soprattutto per i videogiochi. Amava giocare per competere online, infatti consumava ore ed ore su Fortnite, Call of Duty, Apex, ma anche giochi di tutt'altro genere come roba mobile o il classico FIFA, che si chiamava ancora così. Lui era un incallito giocatore console, ma stando per compiere 18 anni e sapendo che avrebbe raccimolato un po' di soldi, si era fatto convincere dai suoi amici a fare il grande passo e assemblare un PC, così da poter finalmente chiacchierare comodamente durante le partite e poter anche scoprire nuovi giochi da fare insieme. In particolare, i suoi amici insistevano per fargli provare League of Legends. Alla vigilia del suo compleanno ormai era già tutto pronto per assemblare il computer e il suo caro amico Marco gli aveva già annunciato l'arrivo del link per accedere al canale Discord, che gli avrebbe mandato una volta assemblato il tutto. Ethan avrebbe voluto attendere il giorno del suo compleanno per montare il PC, ma l'attesa era diventata insopportabile e si lasciò cedere alla tentazione di cominciare ad assemblarlo già la sera prima, pensando che in questo modo avrebbe potuto subito giocarci e mostrarlo ai suoi amici il giorno successivo, quando sarebbero andati a casa sua per festeggiare il compleanno. Dopo cena quindi si è rimboccato le maniche, rigorosamente con davanti un tutorial su come assemblare un PC, e ha iniziato a montare la sua macchina pezzo dopo pezzo, perdendo quasi la cognizione del tempo. E proprio mentre si apprestava a completare l'installazione di Windows per poter finalmente smanettare con le configurazioni, il suo telefono iniziò a squillare all'impazzata. Era appena scoccata la mezzanotte e tutti i suoi amici, parenti e lontanissimi conoscenti che sentiva una volta l'anno solo il giorno del suo compleanno, iniziarono a tempestarlo di messaggi di auguri. Però tra tutti i messaggi era presente anche un'email dall'oggetto, link canale Discord. Marco era stato molto efficiente nel mandargli subito il link. Dopo aver risposto velocemente a tutti i messaggi, Ethan si mise a smanettare con la configurazione, ma prima di procedere oltre decise di scaricare proprio Discord. Pensava di poter stare in chiamata con i suoi amici nel mentre che completava il primo avvio del PC. Andò subito ad aprire l'email, accedette al link e subito si aprì l'app di Discord, e lui fece accesso al canale. Il nome del canale era semplicemente Discord Playroom. Niente di sorprendente, Marco non era sicuramente famoso per la sua creatività. La cosa più strana però era il fatto che il canale fosse piuttosto spoglio, lontano dalle aspettative che lo stesso Marco aveva creato millantando le innumerevoli funzioni di Discord. Era presente un canale testuale, chiamato Text, e un canale vocale, chiamato Playroom. Era anche abbastanza strano vedere che tutti i suoi amici non portassero il loro solito nickname, ma figuravano proprio con il nome reale: Marco, Fabio, Lisa, e poi c'era lui, Ethan. Comunque, tolta la stranezza, arrivò subito la delusione, perché tutti gli altri erano offline, e in effetti si era fatta quasi l'una di notte. Decise quindi di rimandare al giorno dopo la configurazione e spegnere lì per il momento. Il giorno successivo, tra scuola e saluti a vari parenti, non era praticamente riuscito a mettere mano sul suo nuovo PC. Pensò subito di aver fatto bene ad assemblarlo il giorno prima, così almeno dopo il party avrebbe potuto mostrarlo ai suoi amici più stretti. Ovviamente l'occasione non poteva mancare e appena arrivato Marco alla festa, tra l'altro sprovvisto di regalo che a quanto pare non era ancora arrivato, gli disse subito di trattenersi anche dopo per vedere il PC completo. La risposta di Marco però spiazzò Ethan, perché gli rispose: «L'hai montato? Grande! Allora dopo ti invito anche su Discord, devi salvare il team, Lisa è veramente scarsa!» Ma non gli aveva mandato l'invito già ieri sera, era già entrato nel server. Marco cadeva completamente dalle nuvole e una volta finita la festa andarono al PC per guardare questo server e capirci qualcosa. Proprio in quel momento però un aggiornamento di Windows rese completamente inutilizzabile il PC e l'ora tarda non consentiva a Marco di trattenersi oltre. Allora mandò il vero link a Ethan e gli disse semplicemente di uscire dall'altro canale. E così fece. Il giorno successivo, accettato l'invito al nuovo server, entrò in Discord Playroom solo per abbandonarlo. Ma proprio in quel momento notò che Marco, Fabio e Lisa erano tutti riuniti nella chat vocale, ma era impossibile entrarci dato che la stanza era segnata come privata. Con un filo di stranezza si limitò ad abbandonare il canale e chiudere lì la faccenda.
I giorni successivi passarono tranquilli. Ethan inaugurò il PC e iniziò a passare intere giornate con i suoi amici su Discord. Aveva saggiamente investito più soldi sui LED che non sulla scheda video, quindi i suoi FPS erano veramente alti. Giocavano spesso in competitivo perché Marco ed Ethan ambivano a diventare dei giocatori professionisti e anche Fabio e Lisa li aiutavano facendo team insieme. Non erano una squadra molto forte, ma tolto qualche episodio se la cavavano abbastanza bene. Circa 2 settimane dopo, di ritorno da scuola sotto la pioggia battente, per un ritardo dei mezzi tutti i treni stavano facendo un forte ritardo. Erano ormai 2 ore che Ethan aspettava sulla banchina in attesa del treno per tornare a casa. Una vera perdita di tempo, già la voglia di andare a studiare era sotto lo zero, ci mancava solo questa. Per fortuna bastava solo qualche click per ingannare il tempo, su Discord c'era sempre qualcuno con cui parlare. Eppure quella volta stava accadendo qualcosa di profondamente sbagliato. Aperta l'app, visto il primo canale della schermata, un brivido sfiora la schiena di Ethan. Discord Playroom. A differenza della scorsa volta però, la chat vocale era sbloccata e al suo interno era presente un solo utente, Lisa. Nella chat di testo scorse un messaggio, era lei. Entra. Afferrate le cuffiette, Ethan le infilò rapido nelle orecchie per premere poi su Playroom. Oh Lisa, ma è tu questo server? Gli si gelò il sangue. In lontananza si sentiva un pianto straziante. E quella era la voce di Lisa. 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 Disconnesso, Ethan era stato espulso dal server. Per qualche ragione Ethan non chiamò Lisa per chiedere dell'accaduto, ma Marco per raccontarglielo, dando forse per scontato che fosse uno scherzo o comunque qualcosa di poco conto ma assurdo da raccontare. Marco però ovviamente non rispose e in effetti a quell'ora era impegnato a giocare e durante le partite online era impossibile che si distraesse con il telefono. Solo a quel punto Ethan decise di chiamare Lisa per chiederle se ne sapesse qualcosa e controllare comunque che fosse tutto ok. Il telefono continuava a squillare senza ricevere risposta. Questo invece era piuttosto strano. Uno dei motivi per cui lei era sempre l'ultima ruota del team era proprio il suo continuo distrarsi con lo smartphone anche durante le partite. Per la prima volta Ethan stava iniziando a provare un po' di timore e chiamò quindi Fabio. Se c'era qualcuno che poteva saperne qualcosa, era sicuramente lui. Stava con Lisa ormai da quasi un anno. 2 squilli, poi subito una risposta. Ethan tirò un sospiro di sollievo. Probabilmente si stava solo facendo condizionare. Oi Fabio, per caso hai sentito Lisa? La sua voce non tradiva nessuna emozione. Adesso no, però un'oretta fa stavamo giocando insieme per allenarci. Abbiamo staccato perché lei aveva un impegno e tanto comunque continuavamo a perdere. Ethan si sentì sollevato. Che impegno aveva? Non lo so, forse doveva vedere qualche amica. Poco male, non c'era bisogno di indagare oltre. In quel momento stava anche finalmente arrivando il treno, quindi era ora di tornare a casa. Proprio mentre passava la soglia di casa, Ethan squillò il telefono. Oi Marco, ti avevo chiamato ma non fa nulla, ho risolto. Che volevi? Chiese Marco comunque incuriosito. Nulla, te ne parlo domani a voce, ora sono troppo stanco. Volevo chiederti se avessi sentito Lisa, ma ho fatto. Ethan aveva fretta di chiudere il telefono, voleva fare una dormita pomeridiana. No, ma ieri mi ha fatto perdere il game della vita, poi non l'ho più sentita. Basta così, Ethan voleva solo riposare, concluse la chiamata e si stese sul letto. Preso in mano il telefono però, sgranò gli occhi. Una notifica da Discord. Server... Discord Playroom. Messaggio nel canale text da Fabio. Entra. Questa volta Ethan non aprì neanche l'app, mise il silenzioso al telefono e lo poggiò sul comodino. Si ristese sul letto, socchiuse gli occhi. Questa volta era il computer. Server Discord Playroom. Messaggio da Fabio. Entra. Ethan spense subito il computer staccando la spina, voleva solo riposare. Fa allora per distendersi di nuovo. Sua madre fece irruzione nella stanza. Che vuoi, ma mi fai dormire? C'era Fabio al telefono, ha chiesto se puoi entrare sul computer. Ethan era scosso ma irritato. Passamelo. No, ha detto questo e ha chiuso. Ricollegata la spina del PC e aperto Discord, Ethan si ritrovò davanti al server. Lisa non ne faceva più parte. Il canale Playroom era nuovamente sbloccato e al suo interno un solo utente. Fabio. Ethan entrò nel canale, ma questa volta senza dire nulla. Fabio. Fabio. Di nuovo disconnesso. Ethan prese subito il telefono per chiamare Fabio, ma nessuna risposta. Chiamò quindi Marco per raccontargli subito l'accaduto. Questa volta aveva davvero paura.
Il telefono però risultava spento. Ma che cazzo, sta sempre a giocare questo? Nel corso della serata fece vari tentativi, provò a chiamare Marco, Lisa, Fabio, poi di nuovo Marco. Nessuno rispondeva al telefono e lui non osava aprire Discord per controllare. Il giorno successivo, dopo una notte insonne, arrivato a scuola notò subito che né Lisa né Fabio erano presenti. Per fortuna almeno Marco era lì ed Ethan gli raccontò subito l'accaduto, però nonostante la stranezza, lui non sembrò particolarmente scosso, prese sotto gamba la questione. Anzi, fece anche una battuta di cattivo gusto. Guarda il lato positivo, se li hanno rapiti almeno possiamo trovare due decenti per il team. La verità è che non faceva minimamente ridere, ma Ethan accennò un sorriso per non mostrarsi troppo preoccupato. La giornata scorse come al solito, questa volta il treno era in orario e Ethan poté tornare subito a casa. D'istinto, appena arrivato, accese subito il PC per poter giocare a qualcosa, ma prima ancora di poter avviare qualsiasi partita, spuntò una notifica. Server Discord Playroom. Messaggio di Marco. Entra. A Ethan prese l'affanno, era davvero stanco di tutto questo. Faceva di tutto per convincersi che fosse tutto uno scherzo, ma era difficile crederlo ancora. Aperto Discord, canale Playroom sbloccato. Un solo utente connesso. Marco. Questa volta però c'era qualcosa di diverso. Dall'anteprima si poteva vedere che l'utente aveva la webcam attiva. Ethan tirò un sospiro di sollievo, era pronto a vedere tutti loro dietro la webcam a gridare allo scherzo. Entrò rapidamente nel canale, silenzio, e la cam era completamente nera. Marco. Ethan, volevi farmi aspettare ancora? Gli rispose Marco. Marco, quindi sei tu? Certo, chi se no? Buon compleanno, Ethan! Accese la webcam. In una stanza completamente vuota, seduti legati al centro sotto delle grandi lampade circolari, Lisa e Fabio, entrambi stremati, entrambi con i volti pieni di tagli. A questi due incompetenti serve un corso accelerato per imparare a giocare. Gli do un piccolo incentivo, gli faccio studiare le migliori strategie di gioco e poi li interrogo. E se provano a sbagliare? Disse Marco soddisfatto, mentre affondava con forza l'unghia sulla palpebra di Lisa, che era in preda alle lacrime. Ma sei fuori di testa. Dopo quella frase però l'espressione di Marco cambiò, manifestando un sentimento di rabbia. Io l'ho fatto per te, volevamo diventare giocatori professionisti. Avere questi due inetti in squadra ce lo impedisce. Marco, ti prego, basta così. Finiamola qui e facciamo finta di nulla. Non voglio chiamare la polizia. Marco si appoggiò la mano sul viso, in preda alla delusione. Se è così che vuoi! Staccò la webcam, ma non il microfono. Poi un tonfo. Era stato espulso dal server Discord Playroom. Nei giorni successivi si persero completamente le tracce di Marco, Lisa e Fabio. Nessuna traccia nelle loro case, nessuna traccia per le strade. L'intervento della polizia fu completamente inutile. Seguirono mesi di inferno per Ethan, che iniziò a essere seguito da uno psicologo per superare il trauma. Però, proprio mentre si preparava per la sua ultima seduta, prima della libertà, il telefono suonò. Era una notifica. Server. Discord Playroom. Messaggio di testo. Entra. Unico utente connesso al canale. Ethan. Preso coraggio, si infilò le cuffie sperando di poter rintracciare Lisa o Fabio ed entrò nel canale. Marco. Marco. Ciao Ethan! Solo che la voce non proveniva dalle cuffie. Era lì, vicino a lui.